arrivato il mio nuovo animaletto dall'Africa. Ah, sì? Che bello, Birba! Con questo animaletto potrò risolvere tutti i miei problemi. Mi passerà l'esaurimento nervoso che mi hanno fatto venire quei puffacci e non avrò più neanche... Aiuto! La Calabria della Salute, dopo oltre 11 anni di inutile commissariamento ad ACTA, continua ad interpretare la saga dei Puffi, con Gargamella intento di inseguire vanamente quei curiosi ometti blu nella ricerca spasmodica della felicità. Insomma, dopo più di un decennio, quell'organismo che doveva ridurre ed eliminare il debito della sanità calabrese, non solo quel passivo non lo ha colmato, ma lo ha quadruplicato, producendone uno abnorme di oltre 1 miliardo di euro, di cui 100 milioni soltanto nell'ultimo anno solare. La famigerata figura del commissario altro non ha fatto che assistere inerme allo scatafascio della sanità, da Scopelliti al tavolo Massicci, che decretarono la chiusura, tra gli altri, di 3 ospedali in provincia di Cosenza, 2 dei quali sullo Ionio, 3 Bisacce e Cariati, immolandoli sull'altare della Spending Review, 2 strutture assistenziali strategiche che una volta soppresse hanno lasciato i rispettivi territori nell'abbandono e privi del diritto fondamentale alla salute. E non sono bastati i conti ingegneristici dell'allora commissario Scura e del suo decreto 64, ancora inattuato, a mettere a posto un sistema cadente. E non sono bastate nemmeno le urla farcite di tante promesse dell'allora governatore Oliverio. Un provvedimento che rimuova questa situazione intollerabile! Bravo! Intollerabile! È una situazione intollerabile! Ad incatenarmi davanti a Palazzo Chigi! Ad incatenarmi davanti a Palazzo Chigi! Andrò ad incatenarmi davanti a Palazzo Chigi! Giustizia per la mia regione! Poi l'avvento del Movimento 5 Stelle che al grido di onestà e legalità ha sparigliato le carte. Una nuova roulette che ha portato a capo del commissariamento sanitario calabrese il generale dei carabinieri Saverio Cotticelli. E poi ancora una nuova infornata di commissari, questa volta anche alla guida delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per togliere la gestione dal gioco della politica. Forti a riguardo le parole dell'allora ministro Grillo quando in aula presentò il decreto Calabria tra boati di critiche. Noi oggi stiamo facendo un decreto per una regione che tutti quelli che l'hanno guidata l'hanno fatta fallire questa regione, va bene? Bene! No, perché dobbiamo dircele le cose. Allora, siccome non l'abbiamo guidata noi questa regione, l'ha guidata il Forza Italia e poi l'ha guidata il Partito Democratico, siete riusciti a nominare dei manager che hanno fatto fallire tutte le aziende sanitarie, tutte, bravi, tutte. Ascoltare. I calabresi stanno assistendo a questa discussione allucinante in aula quando sono stati nominati manager che hanno fatto fallire tutte le aziende sanitarie. E voi state facendo una critica alle intenzioni. Una critica alle intenzioni! Doveva cambiare tutto e invece non è cambiato nulla. Gli ospedali rimangono chiusi, i cittadini restano privi di un diritto fondamentale, il debito aumenta a dismisura e oggi la sanità calabrese è amministrata da persone che la Calabria la conoscono poco o nulla. Insomma, siamo passati dalla saga dei Puffi a quella degli extraterrestri.